È stato recuperato il corpo della bambina di 11 anni scomparsa ieri nelle acque del lago di Como. La piccola, assieme alle due sorelle e un'amichetta, era in acqua in una zona caratterizzata dalla presenza di fosse e correnti d'acqua, quando tutte le giovanissime si sono trovate in difficoltà. Sono intervenuti anche alcuni bagnanti. Tre ragazzine sono state raggiunte e portate in salvo, ma l'undicenne è scomparsa sott'acqua. Un ragazzo italiano 25enne di Cuneo è stato trovato morto in mare ieri in un punto della costa di Tenerife, dove è probabilmente stato sorpreso e travolto da forti onde mentre si trovava in vacanza con la fidanzata. In seguito a una chiamata d'emergenza, poco prima delle 15 di lunedì 14 agosto, i soccorritori sono accorsi nella zona. Lì hanno tratto in salvo la fidanzata 23enne, mentre di lui non c'erano tracce. Il suo corpo è stato trovato il giorno dopo, 15 agosto, nella stessa zona. Quattro sbarchi con complessivi 155 sudanesi, somali, ivoriani, egiziani, nigeriani e guineani sono stati registrati durante la notte a Lampedusa. Anche i nuovi arrivati sono stati portati all'hotspot, dove al momento ci sono 2.278 ospiti. Su disposizione della prefettura di Agrigento, fra poco la polizia inizierà a scortare a piccoli gruppi verso il porto 600 nordafricani che verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy, che giungerà in serata a Porto Empedocle. Stessa destinazione per i 150 che verranno invece spostati in serata. Il prezzo industriale della benzina depurato dalle accise è inferiore rispetto ad altri paesi europei come Francia, Spagna e Germania. Così in una nota il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, sul caro benzina, spiegando come sia falso quando affermano alcuni esponenti politici che il prezzo di benzina e gasolio sia fuori controllo. Anzi, è vero il contrario, dice. L'Italia ha fatto meglio di altri paesi europei. Due giorni di allerta gialla per i temporali su gran parte del Piemonte. La previsione è di rovesci e temporali sulla fascia montana e pedemontana alpina, con possibili fenomeni localmente forti in sconfinamento sulle pianure, fino alle prime ore di domani. Ulteriori temporali sono previsti nel pomeriggio di domani. Il codice rosso a Firenze per il caldo prosegue fino al 18 agosto e la novità contenuta nell'apposito bollettino pubblicato dal Ministero della Salute. Secondo le previsioni, si legge in una nota dal Comune, la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi oggi e 38 gradi domani e venerdì.